Nella storia dei precedenti all'Adriatico, appena due vittorie del Verona, la prima gol di Gritti il 10 febbraio 1991, la seconda sempre in B, 10 ottobre 1993, doppietta di un giovanissimo Pippo Inzaghi. Tante le vittorie biancazzurre. Serie A, 27 marzo 1988, la Pescara di Galeone prevale nettamente 3-0. Gasperini sblocca sul rigore, raddoppio di Zliskovic al termine di un contropiede letale. Tris dello stesso Gasperini su corner battuto da Baka Zliskovic. Prima doppietta in Serie A per l'attuale allenatore dell'Atalanta. Con le immagini arriviamo all'11 gennaio 2004, Serie B, 2-1 in rimonta del Pescara di Ivo Iaconi. Vantaggio ospite firmato da Salvetti, che sorprende Santarelli. Pareggio di Emanuele Calaiò sugli sviluppi di questa punizione calciata da Stefano Bellè al 93esimo. Il centravanti palermitano firma di testa il successo, ispirato da Gianluca Colonnello. L'anno successivo, 7 maggio 2005, il Pescara di Simonelli impatta 1-1 il verdetto finale. A Papa Baigo risponde al 20esimo della ripresa Mariniello, dopo una super giocata di Federico Giampaolo. Passaggio per Giampaolo, vediamo l'accelerazione, Giampaolo si ferma, elude l'intervento di Dossera, il tentativo e c'è poi il gol, Mariniello, è stato lui, il pareggio del Pescara, grande azione di Giampaolo, ancora una volta una giocata sontuosa del fantasista biancazzurro, se n'è andato sulla destra, l'ha superato in netta velocità due avversari, ma soprattutto Dossera che è tornato su di lui, lo ha eluso con una finta, l'ho fatto cadere e poi l'ha pennellata sul secondo palo ed è stato puntuale all'appuntamento con il gol, con un preciso diagonale, grandissimo gol dobbiamo dire. Mariniello al secondo sigillo stagionale. Sempre in B, 1 ottobre 2005, allenatore Maurizio Sarri, vittoria per 1-0, in calce la firma di Fabrizio Cammarato assistito da Tognozzi e la partita dell'esordio del 19enne Ivan Vellucci, schierato a sorpresa dall'attuale tecnico del Chelsea. Giocate sopraffine, dribbling ubriacanti, talento puro cristallino quello di Ivan Vellucci, che però non riuscirà a consacrarsi, di certo un grande rimpianto. Con le immagini arriviamo al ritorno della finalista playoff per la promozione in B, 13 giugno 2010. L'Adriatico è una bolgia, solo brividi, soltanto emozioni. Il Pescara di Eusebio Di Francesco vince 1-0 e torna in Serie B. Palla in mezzo, il colpo di testa imperioso di Olivi, in anticipo sul Colombo, poi ancora Tettori, una finta sul Rosso e può partire il contropiede. C'è Bonanni, riceve, attenzione. Bonanni si accentra, palla per Gacci, posizione di tiro. C'è il gol, gol di Gacci, incredibile gol, palla sotto l'incrocio dei pali, alla sinistra del portiere Rafael, Pescara 1, Verona 0, un gol strepitoso, ha ricevuto palla da Bonanni, Gacci ha alzato la testa, ha guardato il portiere e lo ha superato con un preciso interno destro, Rafael è riuscito solo a deviare il pallone, un gol mirabile da tramandare ai posteri. Pescara 1, Verona 0, 13esimo del secondo tempo, il gol di Massimo Gacci, si continua a giocare, vediamo Esposito, cerchio centrale, palla che viene recuperata da Tettori, ancora Esposito, vediamo il rilancio, poi Kanji si accetta ed è finita, Pescara in Serie B dopo tre stagioni di purgatorio, Pescara in Serie B. Gennaio 2012, l'irripetibile Pescara di Zeman travolge il Verona di Andrea Mandorlini. Mussacone sblocca Ferrari, pareggia nella ripresa, sale in cattedra Ciro Immobile. Prima il sorpasso, poi il definitivo 3-1 al termine di un fulmineo contropiede rifinito da Lorenzo Insigne. Infine, storia recentissima, 27 aprile 2019. Brugman ispira Sottil che brucia Bianchetti e Davidovic e realizza il primo gol tra i professionisti. Pari Scaligero nella ripresa, cross di Vitale, Del Grosso si eclissa, Faraoni ne approfitta sbucando alle sue spalle, finisce in parità. Quanto basterebbe al Pescara per centrare la finalissima playoff?